Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Allora, mi auguro insomma che stiate passando delle belle giornate. Dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare, perché sapete bene che durante il periodo mondiale ci sono degli elementi, dei giocatori che hanno avuto modo di tornare nei propri paesi. Coloro che non partecipano giustamente al mondiale per un motivo o per un altro sono tornati nel loro paese, si stanno insomma riposando, e poi ci sono dei giocatori che invece stanno lavorando. C'è chi lavora lì, c'è chi lavora qui, c'è chi lavora in vacanza. E uno dei giocatori che lavora in vacanza è Paul Pogba, che potrebbe essere definito, diciamo, un vero e proprio nuovo, se vogliamo, acquisto. Praticamente a partire dalla seconda parte, ovviamente, della. Quindi è un giocatore che tu stai acquisendo, è un giocatore che tu hai preso quest'anno a parametro zero dallo United senza poterlo mai usare, proprio perché lui ha avuto un problema fisico che ha purtroppo pregiudicato questo stile di impiego. Problema fisico, dobbiamo dire la verità, anche legato al fatto che lui comunque non è stato, secondo me, molto professionale nel capire qual era il momento giusto per operarsi. Ha avuto un problema al menisco. Inizialmente è andato da uno specialista. Questo specialista gli ha detto: no, non ti operare, fai una terapia conservativa, e questa terapia conservativa ti aiuta e ti farà partecipare al mondiale. Cavolata, perché poi ha perso il mondiale e ha perso la prima parte di stagione. Cerchiamo di capire un po' la situazione. Dicevo, ragazzi, prima che si interrompesse il video, prima di iniziare, come al solito, ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, ovviamente mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche. Ovviamente ragazzi, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va, ovviamente ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like ovviamente al video e ad attivare la campanellina delle notifiche. Mi raccomando, non fate i tifosi dell'Inter, cioè non fate i go, perché veramente attivate la campanellina, perché è importantissima, in quanto ti aiuta a ricevere tutte le notifiche, appunto, che puoi. Quindi se vuoi appunto ricevere le notifiche del canale, fai questa cosa qua. Molto importante è poi la presenza di OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis, è la migliore app che c'è attualmente ragazzi sugli store ed è veramente incredibile ed è gratis, ripeto, quindi è gratis. E poi trovate anche i miei social, perché quelli che sono importanti, quindi se vi va seguitemi sui social. Allora, Pogba è un ragazzo che sicuramente ha fatto delle. Ha avuto un problema. Ok, Pogba ha sottovalutato l'infortunio che ha avuto. Questo infortunio, secondo me, era abbastanza, insomma, importante, diciamo così, abbastanza così, e quindi si è fidato di questo specialista. Ora, cosa succederà? Lui è a Miami per fare una vacanza, insomma, insieme alla famiglia. A Miami, giustamente, è seguito da alcuni preparatori. Lui sta lavorando sempre, sta lavorando fisicamente per tornare al top, e tra poco tempo andrà a visita da uno specialista negli Stati Uniti. Farà una visita, insomma, dopo l'operazione, e questo signore, questo professionista, gli dirà giustamente cosa deve fare, come deve allenare, in che modo deve fare. Perché se lui avrà una risposta, un esito comunque corretto, ecco, da quelle che sono le sue condizioni fisiche, allora lui potrà cominciare ad allenarsi in maniera diversa e essere già in campo con la squadra nella seconda parte della stagione. Quindi dipende tutto da questa visita medica che lui farà da questo specialista lì. Ora, è molto importante capire una cosa. Pogba è stato un acquisto che personalmente credo abbia fatto felici il 99% delle persone che tifano Juve, perché è un giocatore al quale noi siamo molto legati, vuoi o non vuoi, siamo legati. È un giocatore che sicuramente ci piace, ma è anche un giocatore che arriva qui dopo anni di delusione allo United. Io ho sempre detto una cosa: non va considerato il problema della delusione, perché allo United chiunque non riesce mai a fare bene. Chiunque. Lo United è una squadra che negli ultimi anni ha letteralmente preso ogni tipo di risorsa e l'ha buttata via, e quindi non posso considerare un ragazzo che viene dallo United e che ha reso poco allo United un problema, perché io so che il problema non è il ragazzo, ma è la squadra. Quindi per me l'acquisto di Pogba è un acquisto importante,
soprattutto l'acquisto di un centrocampista che attualmente, se sta bene, è fra i migliori al mondo. Il problema è la condizione fisica, perché se questo ragazzo ha una condizione fisica buona, allora stiamo parlando di un grande giocatore. Però se sto ragazzo comincia ad avere problemi di là, problemi di qua, problemi di là, allora da questo punto di vista è normale che si fanno delle valutazioni. Attualmente lui non è stato preso per andare ad essere uno di passaggio, ha preso Pogba così, Pogba ha firmato un contratto di parecchi anni, ha preso una maglia importante ed è un giocatore che fa parte di quegli acquisti che essenzialmente sono acquisti anche extra, diciamo, calcistici, perché non è solamente l'avere un centrocampista di livello all'interno della rosa, ma è anche aver preso comunque un giocatore che è da solo un elemento che da solo, ripeto, in maniera proprio totalmente solita, va ad essere una sorta di show, una sorta di, se vogliamo, di elemento di spessore per un'azienda, per un brand. Quindi anche se vogliamo per quello che è il brand, quindi per quello che è tutto quello che riguarda il fattore economico. Quindi è un giocatore che non solo ti aiuta in campo, ma che ha anche una propria visione a livello economico, a livello aziendale. Quindi è un giocatore che da solo rappresenta una sorta di aiuto, che rappresenta, no, che rappresenta, se vogliamo, un'icona all'interno del calcio moderno, perché comunque è un giocatore che è amato, è molto seguito, molto discusso, eccetera, eccetera. Molta gente mi ha chiesto l'opinione su Pogba, mi ha detto, tu pensi che Pogba potrebbe ritornare ai suoi livelli? Io sono sicuro che se lui gioca e si impegna come sa, può tornare ai suoi livelli e noi sappiamo che ai suoi livelli è un fenomeno, è un potenziale top player, eccetera, eccetera. Quello che da Pogba io voglio attualmente da giocare, no, quello che no, non voglio nulla di particolare, ci mancherebbe altro, però quello che io sto dicendo, quello che voglio da Pogba è un atteggiamento diverso rispetto al primo Pogba. Cioè, quando Pogba è stato qui tanti anni fa, è arrivato qua che aveva 19 anni. Arrivava a 19 anni, era un ragazzino dell'Academy, dello United, che non riusciva a giocare. Lo United non lo apprezzava particolarmente, lo ha venduto qua. È arrivato qua a 19 anni, si è andato a 24, 23, 24. Quindi 24 anni circa, no, se n'è andato prima, mi sembra 22. Beh, comunque, se n'è andato dopo 4 anni. Adesso non mi ricordo qua quanti anni avesse con esattezza, però comunque credo sia arrivato a 19 anni e se n'è andato via dopo 4 anni. Ora, il primo Pogba giocava in un centrocampo che aveva al proprio interno Pirlo, Marchisio e Vidal, quindi aveva, no, un reparto, entrava in un reparto che era già collaudato, ok? Sicuramente lui è stato straordinario, però non c'era quella tensione su di lui, no? Nel senso, la maggior parte delle persone si stupiva, però non c'era quella tensione del dire Pogba deve essere forte, deve diventare il top, eccetera, eccetera, perché era più ragazzino, era più giovane. Adesso che ha 29 anni, che non è vecchio, perché ha 29 anni, se uno è vecchio, cioè, non si può sentire, ma a 29 anni, calcisticamente parlando, sei proprio a metà carriera, se vogliamo, no? Quindi è normale che un tifoso oggi non ti guarda più come ti guardava quando avevi 20 anni, ma ti guarda in maniera diversa, semplicemente perché dice quello che un giorno, quello che tanto tempo fa facevano Pirlo e Vidal, cioè si caricavano la squadra sulle spalle, oggi lo devi fare tu. Quindi a Pogba è richiesto un atteggiamento da top player. Cioè, Pogba deve essere il nostro riferimento, deve trascinare, deve aiutare, deve inventare, diciamo, deve essere Pogba. Pogba che noi abbiamo visto non allo United, ma qui con qualche anno di più. Questo è importante, perché se lui fa questo, attualmente è il miglior centrocampista della Serie A. Punto. Più di tutti gli altri che vi vengono in mente, ma un Pogba al 100% è il miglior centrocampista della Serie A ed è fra i primi 3-4 al mondo. Un Pogba al 100%. Quindi riguarda, dobbiamo guardare come sta. No, dipende dal fisico. Cioè il suo fisico dice la verità, ok? Dal suo fisico si può cominciare a parlare di un sacco di cose, si può cominciare
appunto a dire un sacco, però il suo fisico dice la verità, quella è la cosa importante. Se un giocatore sta bene fisicamente, è un giocatore che comunque rende in questo caso. Se poi Pogba te torna, si fa male un'altra volta, poi si ti fa male un'altra volta, allora cominciamo a dire, io guarda, acquisto, perdonatemi ragazzi, ma insomma, l'abbassamento di voce c'è sempre, perdonatemi, ma ti ripeto, Pogba se sta bene fisicamente è una cosa, se non sta bene fisicamente purtroppo comincia ad essere un problema. Il mio parere personale è che un giocatore come lui possa veramente diventare qui quello che non è stato lì. Cioè, quello che lui non è diventato in Inghilterra, lui lo può diventare qua. Perché diciamoci la verità, quando noi abbiamo venduto Paul allo United, Paul era fra i migliori al mondo ed era un giocatore che tu, se guardavi nel futuro, dicevi, oh, questo diventerà, questo vincerà tutto quello, cioè, questo diventerà un fenomeno, questo sarà il miglior centrocampista del mondo. Non è riuscito con lo United a confermare il suo livello. Per colpa, secondo me, dello United, perché a livello di talento io credo che Pogba non puoi contestare, non puoi dire a Pogba non hai talento, non puoi dire neanche finito, perché a 29 anni un giocatore per essere finito vuol dire proprio che deve essere arrivata la frutta, ma è raro che il giocatore sia finito. Quindi da Pogba ci dobbiamo capire innanzitutto come sta e poi dobbiamo, io credo che lui debba essere un leader. Cioè, che poi ci riesca, vediamo, però secondo me se lui riesce a fare quello che gli viene chiesto all'interno del campo, lui diventa veramente un giocatore clamoroso, sotto tutti i punti di vista diventa un giocatore clamoroso, clamoroso sotto tutti i punti di vista, non riesco a dire altro, perché comunque il giocatore vale tantissimo ed è un elemento di spessore di assoluto livello, quindi secondo me va aiutato. Fammi capire un po' di cosa.